Ciao amici, ci vuole coraggio a fare gli auguri quest'anno e sappiamo tutti perché. La gioia e la fiducia nel futuro non vengono proprio spontanee, è comprensibile. Ci vuole un aiutino da parte nostra e non solo per andare nella direzione della fiducia, per sperare che le cose cambino, ma in meglio. Io comunque non voglio tornare a com'era prima della pandemia e credo che nessuno desideri veramente tornare indietro, perché sotto sotto non era un buon momento. Siamo arrivati alla pandemia e a tutto quello che è successo forse perché eravamo proprio distratti dalle luci, dai lustrini del mondo e non siamo stati capaci di essere predittivi. Siamo caduti in fondo al pozzo come degli stolti, degli stupidi. I tempi pre-virus non erano rose e fiori proprio per nessuno. La crisi economica iniziava a morsicare e ci siamo dimenticati le guerre come quella in Siria e tante altre cose che non voglio neppure citare. Sinceramente io voglio andare verso qualcosa di diverso e molto migliore di prima. Lo dico perché rifare gli sbagli passati è la più stupida delle scelte. Fermare il virus con i vaccini ci renderà migliori, persone migliori? No, è solo un aspetto tecnico. Ricordiamoci che si esce dai problemi, anche quelli sociali, di tutta la società se ciascuno di noi prende una decisione. Una piccola decisione, quella di essere migliore e non girare gli occhi dall'altra parte. Più persone diventeranno coraggiose e più in fretta si troveranno le soluzioni per tutti. Ma lasciamo lontane da noi la rabbia e la frustrazione. Non servono a nessuno e creano solo nuova violenza. Ognuno di noi ha il compito di trovare i tanti motivi per cui unirsi agli altri e non dividersi. E allora amici, quale cambiamento augurare per questo 2022 a tutte le persone di buona volontà come voi amici della community Trendy e Sani? Beh, io di auguri ne ho diversi da fare. Prima di tutto, primo, vi auguro di trascorrere un nuovo anno con lo sguardo rivolto non solo intorno a noi, alle cose che accadono che sono brutte, ma anche e soprattutto con lo sguardo rivolto dentro di noi, dove ci sono tante cose belle da scoprire. Ritroviamo dentro di noi qualcosa di vero da portare nella vita di tutti i giorni, un po' come nella nostra comunità su YouTube. Sono tanti anni che ci conosciamo, in tanti avete trovato risposte pratiche e chi ha voluto ha concretamente migliorato la propria vita. Allora ecco un altro mio augurio direttamente dal cuore. Vi auguro che da questo periodo di crisi e confusione possa nascere una nuova chiarezza, così potrete essere più forti, più consapevoli e più sani appena si tornerà alla nuova normalità. Vi auguro di fare tesoro di ogni giorno che passa, anche se saranno giorni difficili. E vi auguro di trovare sempre del tempo per il vostro benessere, che rimanga sempre al centro della vostra vita e la cosa più importante del 2022. Tanti auguri da Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Vi auguro. Tanti auguri da Simona Vignali per questo 20.022.